aveva valorizzato una pluralità, diciamo, di indici nel convincimento che la posizione di subalternità economica nella quale si sostanzia la dipendenza economica debba essere e possa essere ricavata anche da una valutazione complessiva dell'impatto prodotto da quegli indici. Chi conosce il caso Poste Italiane saprà a che cosa mi riferisco. In quel caso appunto l'autorità aveva ricostruito la posizione di dipendenza economica sulla base di una serie di indici rivelatori a partire dalla durata. Questo approccio olistico dell'autorità, che punta a cogliere il significato complessivo, l'impatto complessivo di quegli indici rivelatori, non viene condiviso dal TAR Lazio, che disconosce uno a uno il significato di quegli elementi ricostruiti dall'autorità, a partire dalla durata a cui l'autorità aveva dato grande spazio, perché si trattava di un rapporto commerciale protrattosi per 19 anni e che secondo il giudice, diciamo, non ha il significato che l'autorità gli attribuisce. Ora non è possibile soffermarsi nel dettaglio su ciascuno di quegli indici e come vengono contestati dal giudice amministrativo. Pende l'appello davanti al Consiglio di Stato, vedremo quali sono le valutazioni del Consiglio di Stato. A me pare però che da quella vicenda già un'indicazione, un elemento di riflessione possa essere ricavato, e questo riguarda l'importanza, quando si accerta la dipendenza economica di mercato, di non svolgere appunto una valutazione disgiunta, una valutazione parcellizzata degli elementi raccolti dall'autorità, perché se così si procede si finisce per perdere e per non cogliere la sostanza del fenomeno economico. E ce ne dà una riprova proprio il giudice nella sentenza, laddove fa un breve cenno al fatto che le commesse a favore di soluzioni erano risultate fruttuose in una prima fase del rapporto. Ora, quindi vi era stata la registrazione di profitti nella prima fase del rapporto. Ora, se noi valutiamo in modo asettico quell'elemento e lo valutiamo in modo disgiunto dal contesto di mercato, quell'elemento perde rilievo, perché non si coglie che quel dato, la registrazione dei profitti, era avvenuta negli anni nei quali Poste sopportava la concorrenza di un altro operatore, Nexive, e quindi aveva interesse a praticare delle condizioni più vantaggiose. Quindi a mio avviso l'indicazione un po' che si ricava dal caso Poste Italiane è che quando si accerta la dipendenza economica di mercato è importante appunto valutare complessivamente gli elementi, perché la dipendenza economica di mercato può anche essere un percorso che si snoda nel tempo, un processo che appunto si compone di tanti piccoli passi. Vorrei usare qui una metafora che è molto cara al nostro presidente Rustichelli, il quale dice che nella dipendenza economica viene messo un cappio al collo dell'impresa e questo cappio si stringe lentamente. All'inizio l'impresa non se ne accorge, quando prova a liberarsene, quando prova ad allargare quel cappio, l'impresa non ci riesce, soffoca e muore. E a me pare che questa metafora sia importante, perché ci fa capire che se noi fotografiamo isolatamente ciascuna piccola stretta di quel cappio che toglie aria e ossigeno all'impresa, rischiamo di non cogliere la portata del fenomeno complessivo. Se noi fotografiamo ogni singolo elemento e lo valutiamo disgiuntamente, rischiamo di perderci il film che alla fine porta appunto l'impresa a morire e quindi a uscire dal mercato. Insomma, la nostra sensazione è che nel caso Poste Italiane non ci sia stata piena comprensione della dipendenza economica come fenomeno economico, e questo è un approccio diametralmente opposto a quello che invece troviamo nella sentenza sul caso Meta SIAE, in cui, pur a fronte di un approccio innovativo dell'autorità, il giudice ha dimostrato di comprendere il significato della dipendenza economica fino ad arrivare a negare il rilievo al fatturato, che tradizionalmente costituisce un elemento importante per valutare appunto quella posizione. Qui sarà interessante anche vedere questo orientamento, se potrà avere delle implicazioni per i giudizi civili, per la ricostruzione della nozione di dipendenza nei giudizi civili, ma insomma mi porterebbe molto lontano. Voglio soltanto evidenziare come questo approccio, su cui un po' mi sono dilungata, ma relativo alla dipendenza economica, poi
ritorna anche quando passiamo a valutare il terzo presupposto dell'abuso, vale a dire il pregiudizio alla concorrenza. Dall'esposizione della professoressa Iossa ricaviamo che due sono i casi nei quali l'autorità ha ritenuto rilevanti dal punto di vista concorrenziali le condotte scrutinate. Nel caso dell'applicazione di condizioni inique in una serie indeterminata di rapporti dove ciascun soggetto interessato era privo di potere negoziale e quindi condizioni applicate secondo uno schema prestabilito sostanzialmente indifferente alle peculiarità della singola vicenda contrattuale, e poi e lì vengono in rilievo McDonald's, Original Marines, Wind Tre, eccetera, e poi il caso in cui invece la rilevanza concorrenziale dipende dalla posizione, dalla dimensione dell'impresa forte del rapporto, che in qualche modo è in grado di interferire con la dinamica competitiva. Ora, come ha valutato il giudice amministrativo questo elemento quando si è trovato appunto a giudicare sui provvedimenti dell'autorità? Qui mi pare di poter dire che ancora una volta i termini da mettere a confronto sono la sentenza sul caso Poste Italiane e la sentenza sul caso Meta SIAE, perché nel caso Poste Italiane il giudice non ritiene rilevante il caso, in quanto dice l'uscita dal mercato di soluzioni poteva dipendere anche dall'ingresso sul mercato di operatori più efficienti, ma in realtà l'autorità aveva ampiamente provato nel corso dell'istruttoria che la società Soluzioni non era un elemento insignificante nel processo competitivo a livello locale, era un operatore storico, era un operatore di riferimento e aveva dimostrato che l'abuso di Poste Italiane si era inserito in un contesto nel quale già proprio per l'esistenza di Poste Italiane il tono concorrenziale era ridotto e aveva avuto l'effetto non solo di privare i concorrenti di Poste di un operatore che avrebbe potuto svolgere per loro, come appunto era Soluzioni, l'attività di recapitista, ma in qualche modo aveva impedito ad un operatore come Soluzioni, aveva sottratto a Soluzioni la possibilità di affermarsi come operatore autonomo, come operatore indipendente in concorrenza anche in ipotesi anche composte. Quindi anche qui l'elemento che emerge è che il contesto di mercato nel quale l'abuso viene realizzato viene completamente perso di vista dal giudice. Ed è un aspetto sorprendente, perché dal punto di vista in una prospettiva concorrenziale è fondamentale valutare il contesto di mercato per stabilire se una certa fattispecie è idonea o meno a ledere la concorrenza. Detto questo, dicevo, anche in questo caso diametralmente opposto è il metro di giudizio utilizzato nel caso Meta SIAE, perché lì il giudice dimostra invece di seguirci, dimostra di aver capito e di voler valutare gli effetti sulla concorrenza della condotta di SIAE, effetti sulla concorrenza appunto che sono valutati in modo approfondito in termini di pregiudizio all'accesso alla piattaforma, che dice il giudice costituisce un vulnus gravissimo per gli artisti, in termini di rischio per Poste Italiane di uscire a causa a vantaggio di altri operatori che nel frattempo potrebbero aver concluso l'accordo con Meta, in termini di rischio di riduzione della diffusione delle opere musicali, quindi rischio di fruizione con il pubblico. Dico soltanto una parola sull'abusività delle clausole contrattuali, perché è un profilo questo che non riguarda Meta SIAE ma riguarda appunto i primi due casi, vale a dire appunto il settore della distribuzione della stampa e Poste Italiane. Sia nell'uno che nell'altro caso il provvedimento dell'autorità viene annullato poiché il giudice non ritiene sufficientemente provata l'abusività in questione. Ora, nel primo caso addirittura scrive che l'esercizio della facoltà di disdetta da parte di MDIS era contrattualmente prevista, era stata esercitata nei termini, benché l'ultimo giorno utile, e questo assume un significato particolare nella ricostruzione dell'autorità, e quindi nessun abuso poteva darsi. Idem nel caso Poste Italiane. L'autorità aveva dimostrato, o riteneva di aver dimostrato nel corso di istruttoria, che l'insieme delle clausole contrattuali che Poste aveva imposto a Soluzioni
avevano avuto come effetto quello di legare sempre di più soluzioni a Poste Italiane e quindi di impedirle, una volta interrotto il rapporto, di trovare delle alternative valide sul mercato. Ecco, qui come dire, di nuovo il criterio di giudizio del giudice ci sembra non del tutto soddisfacente, poiché di nuovo il giudice si limita a svolgere un'analisi atomistica delle singole clausole. E noi sappiamo, diciamo, che un punto fermo, diciamo, del diritto antitrust è che l'autorità non si pronuncia mai sulla legittimità civilistica delle clausole che valuta, casomai valuta l'applicazione abusiva. Insomma, l'elemento dirimente per stabilire se c'è o meno un abuso non è la liceità formale della clausola, ma è la ratio, è la finalità che il soggetto forte del rapporto persegue imponendo certe clausole al soggetto debole del rapporto. Quindi la mia sensazione personale è che questi limiti che incontra la giurisprudenza nelle prime due sentenze che ho menzionato risentono in parte di una distanza di approccio che vi è tra il diritto civile e il diritto della concorrenza. Il diritto civile di suo è portato ad avere un approccio statico centrato sulla relazione negoziale. Il diritto della concorrenza per sua natura ha diciamo, un approccio dinamico, guarda sì alla relazione negoziale nel caso in cui valuti un abuso di dipendenza economica, ma poi quell'azione, quell'analisi si proietta verso l'esterno, si proietta verso il mercato e per valutare l'impatto sulle condizioni competitive, quindi l'autorità deve necessariamente integrare diritto ed economia, norma e realtà fattuale. La mia sensazione è che nelle prime due sentenze il giudice vada un po' alle prese con una materia tutto sommato estranea al suo raggio di intervento tradizionale, vada alla ricerca di solidi ancoraggi e finisca per trovarli nella fisionomia civilistica della fattispecie, così facendo però guarda alle decisioni dell'autorità in un'ottica che è quella propria del diritto dei contratti, quindi un'ottica nella quale il mercato sfuma, il mercato come orizzonte ultimo, obiettivo ultimo dell'azione amministrativa finisce per perdere di rilievo. Quindi concluderei dicendo che cosa emerge da questa analisi contestuale di queste tre sentenze che, ripeto, sono tutte concentrate nel 2023 nell'arco di pochi mesi. Direi che sicuramente emerge una divergenza di visioni, una differenza di impostazioni con le quali l'autorità dovrà fare i conti. Questa differenza di impostazioni è appunto evidente guardando alle sentenze che intervengono su mercati tradizionali, a quello che invece accade nel primo caso importante sul mercato digitale. Nel settore digitale il giudice dimostra di avere una maggiore facilità a comprendere e anche e quindi dimostra di conoscere le logiche di fondo, le problematiche concorrenziali e di fondo. Può averlo aiutato in questo sicuramente l'articolo 33 e in un passaggio della sentenza viene richiamato dal giudice. Ci piace pensare che a questa più spiccata sensibilità da parte del giudice possa aver contribuito anche l'enorme investimento fatto dall'autorità negli anni passati, il contributo cioè di analisi e di approfondimento che l'autorità ha dato nel settore digitale attraverso i propri procedimenti istruttori, attraverso un'indagine conoscitiva importante. Che poi è proprio quella conoscenza, quel patrimonio di conoscenza e quell'esperienza che l'ha indotta a chiedere la norma di cui all'articolo 33, sulla quale mi sentirei di dire quindi che in base a questa prima esperienza possiamo dire sta funzionando. Per il settore digitale, non digitale, emerge questo approccio che non è appagante per l'autorità, è racchiuso e ben enucleato nel caso Poste Italiane. Vedremo quale sarà la valutazione del Consiglio di Stato nel giudizio di appello. Mi sembra che però una cosa deve essere chiara: se il ragionamento è quello che il giudice amministrativo fa nella sentenza sul caso Poste Italiane, allora l'intervento dell'autorità in questa specifica materia vede perdere le sue potenzialità e rischia di appiattirsi sulla tutela civilistica. Quindi per concludere direi, e racchiudendo veramente alcuni punti che sono fermi per l'autorità, questo è uno strumento che, a cui noi guardiamo, diciamo, consideriamo importante perché può integrare il nostro strumentario tradizionale. Non è vero quanto probabilmente è stato scritto, cioè che è uno strumento che si traduce in una scorciatoia per l'autorità, perché in realtà è una fattispecie che riposa su connotati abbastanza incerti.
non vi è una giurisprudenza consolidata alla quale l'autorità possa, diciamo, attingere, e quindi, diciamo, gli sforzi, le energie profuse sul versante istruttorie hanno minori probabilità di andare in porto e, diciamo, di essere comprese dal giudice amministrativo. Il penultimo punto attiene al ruolo fondamentale che svolge l'analisi economica. Come ci insegna Pezzoli, l'analisi economica serve a distinguere quegli abusi che producono una perdita di efficienza nel mercato da quei casi, da quegli abusi che invece conducono soltanto ad una redistribuzione della ricchezza tra il contraente debole e il contraente forte. Questo è pacifico. Io direi che è altrettanto fondamentale che il giudice amministrativo si apra all'analisi economica. Le prime due sentenze del 2023 sembrano evidenziare una certa resistenza del giudice a padroneggiare lo strumento e a leggere la disciplina in chiave pro concorrenziale. L'auspicio è che vi sia un'evoluzione di questo tipo, come già si è avuta nel settore digitale. Direi soltanto che siamo in una fase iniziale, siamo in una fase di rodaggio, non è facile per l'autorità, non è facile neppure per il giudice amministrativo che ha a che fare con una fattispecie dai connotati incerti. Occasioni come quella di oggi possono servire a mettere a confronto le prospettive, a favorire, se non il superamento della tradizionale distanza che vi è tra diritto civile e tutela del mercato, comunque una comprensione dei rispettivi punti di vista e direi anche un arricchimento reciproco. Vi ringrazio. Benissimo, grazie alla direttrice Anna Argentati per questo intervento che ha messo chiarezza sui punti fermi alla base dell'intervento dell'autorità e ha offerto una serie di riflessioni su questa analisi congiunta delle recenti sentenze. Passerei adesso, nonché dell'importanza dell'analisi economica e di pensare, come si era detto anche inizialmente, all'abuso di dipendenza economica come una fattispecie che ha implicazioni sulla efficienza dinamica e la concorrenza del merito. Passo adesso la parola al professor Alberto Gambino. Grazie di questa opportunità di confronto originale, perché saperi tra di loro complementari dialogano secondo categorie che hanno una matrice comune, ma che inevitabilmente nel corso dei decenni si sono allontanate in un settore dove il tema economico ha sempre di più dato alcune regole che poi il diritto ha recepito. E quindi questa ricezione da parte del diritto di alcune analisi economiche hanno poi comportato, anziché un ravvicinamento fra alcune branche del diritto, penso allo ius civile, un allontanamento, e cercherò di descrivere un po' questa fisionomia. E mi è stato chiesto di occuparmi di dipendenza economica e mercati digitali, o forse mercato digitale anziché mercati digitali. E invertiamo i termini partendo dall'oggetto della nostra valutazione. E il mercato digitale, in via di primissima approssimazione, è una piattaforma online che aiuta, sostiene alcuni soggetti che sono imprenditori, in questo caso specifico sono aziende, ad aprire dei rapporti con la loro clientela che sino a quel momento probabilmente non conoscono. E quindi già una fisionomia molto particolare, l'utilizzo dello strumento per entrare in contatto con la clientela. C'è una metamorfosi in realtà, normalmente lo strumento coadiuva poi il rapporto con la clientela. Così è nel mondo analogico. Nel mondo digitale invece la clientela non si conosce e quello strumento consente di esplorare nuovi mercati e nuove potenzialità. Prodotti ma non solo, anche servizi. Potremmo dire che questi mercati sono dentro le piattaforme una sorta di hub dove acquirenti e venditori scambiano beni e servizi in cambio di un corrispettivo. Il denaro, altre forme di pagamento e anche
corrispettivi non legati a un'indicizzazione monetaria, ma piuttosto legati a entità che hanno un qualche valore, a cominciare dai dati. E qui si apre tutto lo scenario del valore economico dei dati, la loro eventuale mercificazione e i limiti di questa mercificazione. La potenzialità delle piattaforme digitali è quella effettivamente di consentire di accedere a mercati più ampi di quelli che altrimenti si sarebbero potuti raggiungere. Una seconda caratteristica è quella di ridurre i costi. Il negozio fisico ha dei costi importanti anche sul piano giuridico amministrativo, non soltanto costi vivi legati così alle mura o alla locazione. E dall'altro lato anche i mercati digitali hanno la possibilità di fare, così potremmo chiamare, uno screening sul comportamento dei clienti, molto facilmente, perché i clienti sono per lo più rappresentati da dati i quali nascondono comportamenti e consentono a questo punto, in maniera anche abbastanza facile per un algoritmo, di tracciare quali sono anche le potenziali scelte future di prospettiva. Questo elemento della prevedibilità del comportamento attraverso le piattaforme tecnologiche è un tema che poi ha dei riflessi giuridici su questa nostra dicotomia della dominanza dentro una fattispecie più ampia dell'abuso di posizione dominante, tipicamente antitrust, e invece della dominanza, della dipendenza economica che nasce in chiave negoziale ma che si estende alla concorrenza e forse al mercato, tenendo distinti questi due elementi. L'orizzonte, la matrice, potremmo dire, le idealità sottese sono il giudizio sull'innovazione. Qual è la nostra valutazione del comparto, di quello che in qualche modo oggi consente questo accorciamento di relazione con la clientela, capacità evidentemente di aprire nuovi mercati e allo stesso tempo possibilità di rafforzare alcuni soggetti che già sono abbastanza forti per loro conto. Non è innocente questo giudizio che vogliamo dare a monte. Molto interessante la professoressa Argentati, un certo retaggio della giustizia amministrativa che fa i conti con quella impostazione che in qualche modo è valutativa della capacità tecnologica di abbattere alcune barriere, ma allo stesso tempo di generare alcune sudditanze, alcune dipendenze nel caso nostro specifico economiche. L'orizzonte è quello dell'iniziativa economica, della libera iniziativa economica da una parte e la tutela del contraente debole. Queste un po' sono le due spettele polari su cui ci siamo sempre confrontati nel dibattito civilissimo, sempre con un caveat, perché occorre sempre ricordare il regolamento 1 del 2003 che lascia gli stati liberi di poter adottare soluzioni ben più rigorose. Questo è il margine di autonomia degli stati e questo va ricordato, perché altrimenti si rischia di ricondurre in maniera pressoché automatica, forse un po' pigra, alcune valutazioni di ordine europeo, quando invece c'è sempre questa libertà di autonomia di immaginare delle soluzioni ancora più rigorose. E allora, consumatori e concorrenza davanti all'innovazione sono beneficiati allo stesso modo? Sono entrambi categorie, soggetti, potremmo dire modelli comportamentali che rispetto al dibattito sulla capacità della, in questo caso delle piattaforme, di fare mercato, ricevono entrambi un, potremmo dire, benessere. Oggi si parla di comfort zone, che in qualche modo è sovrapponibile l'una all'altra. La storia recente ci dice di no,
che non sono sovrapponibili le due confronzioni. Non è detto che dove c'è più concorrenza c'è più scelta del consumatore, non è detto dove c'è più tutela del consumatore c'è più concorrenza. Questo direi è un vecchio assioma che abbiamo messo da parte e questo lo tengo come punto di riferimento di questa brevissima relazione. Vediamo allora le fattispecie della, chiamiamola novella. Novella è la legge annuale per il mercato, la 118, che ha modificato l'articolo 9 della vecchia legge su fornitura, in particolare l'abuso di dipendenza economica. E un piccolo caveat. Il dibattito che riemerge anche attraverso la terza sezione della Corte di Cassazione, che ci ha ricordato Marisaria Maugeri, ma perché a livello di tecnica legislativa a questo punto non si andava su una norma primaria anziché innestarsi all'interno di un treno normativo che già aveva lasciato ampi dibattiti che adesso stanno tornando? Qual è la logica, forse un po' schizofrenica, del legislatore di perseverare pervicacemente nell'usare uno strumento che almeno alle origini era pensato per altro, a questo punto andando a novellare un singolo articolo quando ci poteva essere la via maestra di una norma a sé stante primaria. Senza dimenticare che quella legge sulla subfornitura nei progetti preliminari ben prevedeva invece la fattispecie concorrenziale che è stata espunta all'ultimo momento. Molti di voi lo ricordano quel dibattito che invece non era solo di stampo strettamente negoziale e civilistico, ma lo vedeva come strumento appunto abusivo rispetto alla concorrenza. Poi è stata espunta e non è indifferente questa espunzione a livello, diciamo, di ricostruzione storica della normativa. Vediamole da vicino queste fattispecie, diciamo così, innovative. Il primo comma, siamo all'articolo 9. Salvo prova contraria, si presume la dipendenza economica nel caso che un'impresa utilizzi i servizi di intermediazione forniti da una piattaforma digitale, che ha un ruolo determinante per raggiungere utenti finali o fornitori anche in termini di effetti di rete o di disponibilità di dati. Proviamola a vedere dall'alto questa norma, anziché analiticamente. E qui ci stanno alcune espressioni, la piattaforma digitale, l'intermediazione, gli effetti di rete, la disponibilità dei dati, che in realtà rappresentano un continuum nell'ambito delle dinamiche tecnologiche della piattaforma. Non sono situazioni che possiamo andare ad atomizzare e quindi poi fare una discussione a seconda se c'è un grado di tecnologia che porta inevitabilmente a degli esiti anche di lesione della concorrenza e del mercato, ma dobbiamo valutarle nel loro insieme e verificare se la tecnologia, perché altrimenti non si capisce la ratio di questa norma, perché la tecnologia diventa fatto giuridico. E se la tecnologia diventa fatto giuridico, ci deve essere un suo perché, ci deve essere una sua capacità di poter rilevare a questo punto quasi che fosse una fonte del diritto. Altrimenti il rischio è che usiamo le categorie dell'analogico per andare a indagare una norma che invece ci segnala una novità, potremmo dire copernicana, e cioè che ci sta dicendo non tutte le piattaforme sono uguali, ce ne sono alcune di stampo tecnologico che meritano una normativa ad hoc e, strumento processualistico molto rilevante, una presunzione. Un ribaltamento dell'onere della prova, non è innocente questo ribaltamento dell'onere della prova. E poiché le presunzioni, prima di essere portate all'attenzione del giudice, devono presupporre un fatto, una fattispecie, una ricostruzione, perché altrimenti la presunzione non si fonda su nulla, questa presunzione e questo fatto che sta, diciamo, nell'allegare il fatto per poi renderlo presunzione, sono esattamente queste parole qui: la piattaforma tecnologica, il ruolo determinante, il raggiungimento degli utenti finali,
anche in termini di effetti diretti e di disponibilità dei dati. Questo è guardandola dall'alto la fotografia. Poi può essere che con tutti quegli anche c'è qualcosa che mancherà, o al posto di quegli elementi ce ne saranno altri, perché l'anche, è stato detto bene, non è esaustivo, ma ci consente di allargare a questo punto le maglie della fattispecie. Però per vederla in chiave di sintesi occorre a questo punto considerarla come una fattispecie tecnologica che prepotentemente entra dentro la sua giuridificazione e implica una conseguenza enorme, una presunzione, vinta solo con prova contraria. E poi la presunzione a questo punto è quella di essere in una situazione robusta. Poi cosa significa esattamente il ruolo determinante lo sapremo fra qualche anno, perché poi ci sarà una lettura che potrà cambiare, riflettere opinioni diverse, però sta di fatto che abbiamo a questo punto una situazione che genera dipendenza economica,